Buongiorno a tutti e benvenuti a questa chiacchierata sulla matematica di Netflix e di Google. E innanzitutto desidero ringraziare gli organizzatori di questa bella iniziativa per l'invito, naturalmente molto gradito, e voi per la vostra partecipazione. Allora, io mi chiamo Nicola Guglielmi, sono professore del Gran Sasso Institute e vi parlerò oggi di una delle tante applicazione della matematica, che è appunto la matematica dei motori di ricerca e dei sistemi di raccomandazione che qui sono esemplificati attraverso Google e Netflix. Un secondo solo. Allora, tutti noi in questo periodo utilizziamo Google e Netflix più del solito. Allora, quello che è lo scopo di questa mia chiacchierata è quella di presentarvi alcuni aspetti molto importanti proprio di matematica che sono dietro il funzionamento di Google e di Netflix. Allora, cominciamo con dirvi chi sono. Chiediamolo a Google. Chiediamolo a Google. Scriviamo Nicola Guglielmi. E vediamo che dice Google. Allora, se guardate questa pagina di Google, vedete che effettivamente tutti i siti che Google ha elencato sono siti rilevanti, cioè si riferiscono tutti effettivamente a me. In particolare, il primo ci dice che sono al Gran Sasso Science Institute, io sono un ricercatore del Gran Sasso Science Institute. Sono stato chiamato come professore al Gran Sasso Science Institute nel 2018. Dopodiché c'è un secondo sito che invece risale nel tempo e quindi descrive la mia pagina web precedente, quando ero all'Università dell'Aquila, in cui sono stato per quasi 20 anni. La terza pagina è una pagina di Google Scholar, che quindi illustra la mia attività di ricerca, diciamo, al cui interno ci sono i miei articoli e la descrizione di quelle che sono le mie principali attività in ambito di ricerca matematica. E la quarta risale ancora più nel tempo, ai tempi in cui io ero all'Università di Trieste, quindi molti anni fa, in cui ho fatto il dottorato, in cui ho vissuto 4 anni. Poi addirittura Google fa vedere delle fotografie e effettivamente mi riconosco in tutte, forse con l'eccezione dell'ultima, che in effetti nella quale non mi riconosco, però certo sono perplesso perché se lo dice Google, non so, ci devo riflettere. Come direbbe Carol, forse sono io in un giorno diverso. Non so. Allora, questo è il sommario della mia chiacchierata. Prima una breve introduzione sulla matematica applicata e su quello che io personalmente penso, una mia visione. Naturalmente così, molto colloquiale del tema. E infine mi dedicherò principalmente alla descrizione dell'algoritmo dell'ordinamento di Google, che è quello che veramente rende Google leader incontrastato del mercato dei motori di ricerca. E infine spenderò qualche parola su Netflix e sul sistema di raccomandazione, sul recommender system di Netflix, che è un tema, a mio parere, molto interessante, molto dibattuto, anche da un punto di vista non solo matematico. Allora, che cos'è la matematica e che cos'è la matematica applicata? Allora, mi guardo bene dall'addentrarmi troppo, una matematica troppo complicata, richiederebbe una discussione molto lunga e senz'altro non un monologo da parte mia. Vi do così una risposta parziale, insomma, anziché raccontarvi, anziché dirvi più di questo vi consiglio un libro che io ho letto e che mi influenzò molto, che trovai molto interessante, che è il libro di Courant Robbins, tradotto da Laboringhieri in italiano, è Che cos'è la matematica? Per me fu un libro illuminante, quindi se qualcuno di voi è interessato a sapere cose che sicuramente, diciamo, saranno nuove per voi, nel senso che è un'esplorazione di alcune parti della matematica che almeno io al liceo non avevo visto. È un libro che vi raccomando fortemente.
E che cos'è la matematica e cos'è la matematica applicata? Non è una domanda che ha una sola risposta, a mio parere. La matematica, secondo me, è di chi la usa. La matematica viene utilizzata da molte più persone dei matematici in senso letterale. Diciamo che in quasi tutte le scienze viene utilizzata la matematica, che è un linguaggio e in molti casi l'ossatura della scienza stessa. E fisici, ingegneri, statistici, sociologi, biologi, medici, architetti, tutti utilizzano, cercano di utilizzare in parte almeno la potenza della matematica nelle loro attività investigative. E trovo interessante la definizione del famoso fisico Wigner, che definì questa come l'irragionevole efficacia della matematica. In effetti è abbastanza stupefacente. Per esempio, in Google o in Netflix o in mille altri temi, la matematica riesca a giocare un ruolo così importante. Galileo diceva che le leggi dell'universo sono scritte nel linguaggio della matematica, però lui si riferiva sostanzialmente alla fisica. Qui invece io sto parlando di un ambito molto più ampio, nel senso di tematiche veramente le più svariate. Alcuni esempi, così. Proprio una chiacchierata proprio a ruota libera. Quanto costano le case a Roma? Meglio comprare o affittare? Qui sono questioni di matematica finanziaria, di statistica, di analisi di dati in serie storiche, che naturalmente permettono, conoscendo certi parametri, l'inflazione, il prodotto interno lordo, la ricchezza, certi aspetti anche, diciamo, legati allo sviluppo della città stessa, di fare delle previsioni. Fare previsioni di acquisto, previsioni di affitto. Come vengono realizzati i film dalla Disney? No? Noi siamo abituati, io mi ricordo, ero piccolo, naturalmente sono, diciamo, molto più vecchio di molti di voi, ricordo che erano estremamente semplificati, invece adesso sono estremamente realistici. E qui c'è una disciplina che è la computer graphics, che ha sicuramente nella matematica delle basi fondanti, nello studio di aspetti di rappresentazione di forme, di curve e di superfici, una base molto molto importante che prende il nome appunto di CAGD, Computer Aided Graphics Design. Com'è possibile inviare un razzo sulla Luna o su Marte, cosa che noi vediamo da molto tempo, e riportarlo sulla Terra? Naturalmente ci sono delle fasi. Tenere la rotta, l'atterraggio, la partenza, delicate, che richiedono un controllo molto attento dell'assetto. E qui parliamo di una teoria che si chiama matematica del controllo, control theory, teoria del controllo, che anch'essa ha un fondamento matematico molto importante. Diciamo che, quindi non è studiata solo dai matematici, è studiata dagli ingegneri, è studiata dagli informatici, però ha un aspetto matematico molto rilevante. Com'è possibile inviare un video su WhatsApp in pochissimo tempo? Anche questo, diciamo, io lo trovo straordinario, impensabile alcuni anni fa. E questo è legato non solo ai grandi progressi nelle telecomunicazioni, quindi al fatto che le telecomunicazioni sono molto veloci, ma anche alla compressione. Cioè al fatto che un'immagine sofisticata, un video, quindi un oggetto che contiene una grandissima quantità di informazione, possa essere effettivamente compresso, cioè questa quantità di informazione possa essere ridotta, trasmessa attraverso mezzi di comunicazione e poi, diciamo, ricevuta e ricostruita in modo tale da renderci possibile, sostanzialmente, in tempo reale, di osservare un video magari girato pochi secondi prima. Come ha fatto la Svizzera? Io sono un appassionato di vela. Come ha fatto la Svizzera a vincere la Coppa America? Con questa squadra alinghi, non avendo alcuna tradizione velica, non avendo il mare. E lì devo dire che sicuramente, tra l'altro lo conosco personalmente, ha giocato un ruolo molto importante la ricerca scientifica di simulazione matematica, in particolare di fluidodinamica, del gruppo di Alfio Quarteroni, che è il professore del Politecnico di Milano, precedentemente all'École Polytechnique di Losanna, che appunto ha permesso di studiare attraverso simulazioni molto sofisticate del campo di regata, delle barche, dell'interazione tra la barca, la superficie, l'acqua, e naturalmente l'interazione col vento, quindi con l'aria, ha permesso di studiare strategie, di simularle
di regata che poi si sono rivelate vincenti. Possiamo prevedere gli effetti di un terremoto, di uno tsunami? Naturalmente questo è un tasto dolente per l'Aquila e il terremoto, sarebbe ovviamente molto importante riuscire a prevedere un terremoto, cosa che al momento non è possibile, e a capire quali sono poi le conseguenze di un certo tipo di terremoto con una certa intensità su una certa area. E questo è un argomento che viene studiato anche all'Aquila, anche qui in collaborazione con gli studiosi del Politecnico di Milano, altri studiosi. E permette proprio attraverso una modellazione, diciamo, dell'interazione delle onde sismiche con palazzi, con la struttura determinata dalla città, di vedere, per esempio, quali sono gli effetti di un possibile evento sismico. Si parla molto naturalmente di intelligenza artificiale, sempre di più, di apprendimento automatico, di big data, di enormi quantità di dati. Ecco, capire, elaborare in maniera intelligente enormi quantità di dati è una sfida molto importante per la ricerca di oggi, per tutta la scienza. E anche qui la matematica è uno strumento molto potente di investigazione attraverso appunto tutta una serie di metodi che sono stati sviluppati in ambito di questa tematica. Naturalmente, diciamo, si sposa a tante altre scienze, non è che la esclude, però la presenza della matematica è indubbia, è un aspetto fondamentale. Si può costruire un cuore virtuale con la matematica? Naturalmente questa qui mi sto spingendo molto, molto in là, no? Beh, diciamo, intanto ho il piacere di avere qui, proprio in questo istituto, un amico e collega, Roberto Verzico, che si occupa con risultati eccellenti di simulazioni del funzionamento del cuore, nel senso della fluidodinamica legata al cuore e appunto all'apparato cardiovascolare. Ecco, capire attraverso simulazioni matematiche, per esempio, gli effetti di una nuova valvola oppure di un intervento chirurgico attraverso cui viene eliminato un aneurisma, di vedere come cambiano i flussi all'interno del cuore stesso e dell'intero sistema cardiovascolare, è un aspetto fondamentale per poter operare, per poter eventualmente porre valvole artificiali o addirittura un intero cuore artificiale in un individuo affetto da patologie. E quindi in questo la possibilità di avere modelli matematici molto accurati del sistema e strumenti di calcolo che ne consentano la simulazione è un aspetto molto importante. Naturalmente ci sono altri gruppi che si occupano di questo, il Politecnico di Milano, il gruppo di Alfio Quateroni, l'Università di Emory negli Stati Uniti, il gruppo di Alessandro Veneziani e diversi altri che naturalmente adesso non cito solo per brevità. Come si progettano auto che guidano da sole, parcheggiano, il sogno di tutti, mio, prima di tutti, io ho sempre detestato parcheggiare. Beh, anche questo, diciamo, richiede una strumentazione di controllo che venga guidata da dei sensori che acquisiscono immagini e informazioni, e l'elaborazione di questi segnali è un ambito in cui la matematica, di nuovo, gioca un ruolo molto importante. E infine, siamo oggi, come funzionano questi network molto famosi, come Google, Netflix, Facebook, cioè, come certe informazioni possono essere ricavate in questi ambiti. Allora, vi faccio un esempio di visualizzazione di un network. Questo, per esempio, potrebbe essere un network di connessione di Facebook, in cui magari ci sono degli atleti, qui appartengono a un club sportivo, che sono connessi, diciamo, da relazioni di amicizia. E l'obiettivo è quello di capire dai collegamenti, quindi diciamo gli atleti sono numerati e sono questi nodi, i collegamenti rappresentano relazioni di amicizia tra i vari nodi e si cerca di capire quali sono le due squadre, i due gruppi che sono contrapposti. E in questo vedete che c'è un gruppo blu con un leader, il numero 34, un gruppo bianco con un leader, il numero 1, e poi ci sono alcuni elementi in giallo e in azzurro, il 14, il 20, il 9 e il 32, che a seconda dell'algoritmo scelto possono appartenere a un gruppo oppure all'altro. Quindi qui già si pone, come dire, una questione, nel senso che non è che la matematica dà una risposta, la verità qui, cioè questo è un problema di suddivisione che naturalmente si presta a un'interpretazione. La matematica consente di fornire uno strumento che attraverso l'analisi di questo cosiddetto network, oppure
grafo non orientato, permette di fare questa separazione. Poi però, diciamo, esistono delle variazioni, dei metodi, degli algoritmi che sono suscettibili, diciamo, rispetto al problema e che quindi possono dare soluzioni diverse, leggermente diverse, in alcuni casi anche significativamente diverse. E quindi questo ci dice che comunque è una scienza viva, cioè non è che il problema può considerarsi risolto in maniera definitiva. Comunque questa è una tipica illustrazione di un network. Allora, io comincio col parlarvi di Google, quindi comincio col parlare di motori di ricerca. Il web, o www, come si diceva, contiene quasi 2 miliardi di pagine, quindi un numero enorme, un numero di pagine assolutamente smisurato. E noi quando usiamo un motore di ricerca desideriamo avere informazioni su un certo argomento che inseriamo nella ricerca con alcune parole chiave e il risultato è tipicamente una lista che contiene magari milioni di pagine, centinaia di migliaia di pagine che contengono le parole chiave richieste. È chiaro che se queste pagine non ci vengono restituite in modo ordinato, in un certo senso per rilevanza, per importanza, sarà molto difficile trovare le informazioni che noi cerchiamo in un milione di pagine o in 100.000 pagine. E quindi l'ordinamento rispetto alla loro importanza gioca un ruolo chiave, fondamentale. Questo, diciamo, rappresenta l'elemento più importante di un motore di ricerca, cioè quello di fornirci le informazioni nel modo più efficiente possibile, quello che ci faccia perdere meno tempo, quello che ce le faccia trovare più rapidamente possibile. Quindi le più rilevanti subito, quelle meno rilevanti eventualmente molto, molto successive, a cui uno possa andare proprio se ha del tempo da perdere. A questo punto, diciamo, la domanda naturale è come viene stabilita l'importanza di una pagina. Cosa, perché? Perché? Come fa a entrare qui la matematica? Devo entrare nel merito, mi devo leggere una pagina per capire se è interessante oppure no. Qual è il criterio? È chiaro che se devo entrare nel merito, cioè leggermi una pagina per capire se è rilevante o no, c'è poco da fare. E quindi, diciamo, da un punto di vista matematico si sceglie una strada alternativa. Allora, i primi motori di ricerca, io mi ricordo che tanti anni fa, quando Google non c'era, usavo Netscape, per esempio, e mi capitava spesso, effettivamente, di non recuperare immediatamente le informazioni che desideravo, mi occorreva più tempo. E l'idea era quella di ordinare le pagine in base al numero di volte in cui la parola cercata compariva. Quindi se voi cercavate una certa parola in una certa pagina web, in un certo sito, questa parola compariva molte volte, la pagina web veniva considerata importante. Per cui in testa alla lista venivano messi i documenti che contenevano più volte, il più alto numero di occorrenze, la parola cercata. E in fondo alla lista i documenti che contenevano invece la parola chiave una sola volta. Allora, questo metodo perché fallì, in un certo senso, perché si rivelò vulnerabile? Poteva succedere questo, che magari dopo l'uscita del film Titanic, uno digitasse in un motore di ricerca la stringa Leonardo DiCaprio e apparissero invece all'inizio della lista dei siti a luci rosse. Adesso qualcuno magari avrà pure gradito questo risultato, ma immagino che la maggior parte delle persone invece sia rimasta contrariata, quelli che volevano avere informazioni sull'attore Leonardo DiCaprio, sui film che aveva fatto, su altri aspetti legati a lui, sicuramente, diciamo, non sono stati appagati da questo risultato. E il motivo, sapete qual è? È che intelligentemente i gestori dei siti a luci rosse, che naturalmente avevano tutto l'interesse perché il più grande numero di persone potesse visitare i loro siti per poter poi accedere ai servizi che loro offrivano, avevano intelligentemente inserito dei file artificiali che contenevano il nome Leonardo DiCaprio milioni di volte. Per cui il motore di ricerca identificava questi file e riteneva che questi siti fossero effettivamente più rilevanti, più interessanti per voi, noi, per l'utente che cercasse Leonardo DiCaprio in internet. Parliamo di Google. Allora, Google è un motore di ricerca che è stato diffuso alla fine degli anni 90 da due brillanti studenti universitari di Stanford, ingegneri informatici, Sergey Brin e Larry Page.
La cosa appunto che lo distingueva dagli altri motori di ricerca era proprio questa, non ce n'erano altri. E negli elenchi dei risultati venivano sempre forniti i riferimenti più appropriati per primi, quindi l'utente era più soddisfatto rispetto ad altri motori di ricerca, perché riusciva a trovare immediatamente l'informazione che cercava. Gli altri motori invece, appunto, come vi dicevo, spesso elencavano pagine non pertinenti, quindi richiedevano una ricerca ulteriore, richiedevano una perdita di tempo. La magia è proprio il suo algoritmo PageRank. Rank è ordinamento di pagine, che valutava quantitativamente, valuta l'importanza di ogni pagina web e permette quindi a Google di classificare le pagine in base alla loro importanza, cioè proprio un ranking, un ordinamento di tutte le pagine del web. Dei 2 miliardi delle pagine del web. Bene, qui vi mostro una foto di Brin e Page, naturalmente sorridenti perché la cosa gli ha portato molta fortuna. Se avete visto Il Signore degli Anelli, capirete perché lo definisco an algorithm to rule them all, come l'anello. Comprendere come calcolare il PageRank è essenziale per chiunque, anche per noi, perché se uno di voi desidera progettare una pagina web, desidera fare una pagina web nella quale pubblicizzare se stesso o qualcosa, diciamo, che desidera che più persone possibili possano vedere, a cui possano accedere il più frequentemente possibile, è importante che questa pagina web, come dire, stia il più in alto possibile nel ranking, nell'ordinamento di Google, perché in questo modo ha più probabilità di entrare nelle liste di ricerca di fronte appunto a un accesso a internet tramite Google. E quindi è chiaro che in base a questo si può capire che non solo Google studia internet e quindi diciamo è stato progettato appositamente sul modello di internet, ma anche internet si è sviluppato in relazione al fatto che la gente accedeva ad internet attraverso Google, proprio perché attraverso la conoscenza dei meccanismi mediante i quali Google ordina le pagine, le persone hanno capito come fare bene una pagina web, cioè quale struttura darle, come collegarla alle altre pagine. L'obiettivo di questa mia chiacchierata è appunto quella di spiegare così, in maniera molto discorsiva, il più possibile discorsiva, come Google calcola il posizionamento delle pagine web, come le ordina. E questo dal mio punto di vista è molto interessante, questo è un argomento che non studiano solo i matematici, ma che studiano gli ingegneri, che studiano gli informatici, che studiano in molti. Comunque, per come lo interpreto io, per come si può definire, questo problema è un problema di una particolare branca della matematica che si chiama l'algebra lineare, cioè quella branca, quella scienza che studia gli spazi vettoriali, che studia i vettori. Allora, un motore di ricerca fondamentalmente fa tre cose. La prima è una scansione del web, di internet, l'individuazione di tutte le pagine web con accesso pubblico. Chiaro che se ci sono delle pagine con accesso privato all'interno di un'azienda, non è possibile metterle nel web, non è possibile accedere. Ma quelle pubbliche, quelle che sono aperte, invece vengono individuate e, come dire, numerate. Dopodiché le pagine vengono indicizzate, in modo tale che possano essere cercate per parole chiave o frasi. Quindi a ogni pagina vengono associate delle parole chiave che appunto permettono poi in un secondo tempo di recuperarle quando un utente inserisca parte di quelle parole chiave nella sua ricerca. E infine, questo è il punto che oggi, la valutazione dell'importanza di ogni pagina del database. Cioè, quando un utente esegue una ricerca, vogliamo che venga trovato il sottoinsieme di pagine con le informazioni desiderate, che può essere anche molto grande, ma soprattutto vogliamo che le pagine più importanti possano essere presentate per prime e che quindi, se sono mezzo milione, l'utente trovi nelle prime 10 o nelle prime 20
risposta a quello che sta cercando. Allora vi faccio un semplice esempio di web, ok? Il web è di 2 miliardi, il nostro web oggi invece è fatto da 4 pagine. Allora vedete che in questo modellino ci sono dei nodi, 1, 2, 3, 4, che sono le 4 pagine, e poi ci sono dei collegamenti orientati, cioè ci sono delle frecce, qualche volta unidirezionali, qualche volta bidirezionali. La presenza di una freccia indica un collegamento dalla pagina A alla pagina B. Quindi se c'è una freccia che parte dalla pagina 2 alla pagina 3, questa viene indicata come in figura in modo orientato da 2 a 3. Per esempio la pagina 1, che è qui messa in evidenza in rosa, è puntata, diciamo, riceve in ingresso, quindi sono frecce che entrano nella pagina 1, quindi pagine che si collegano alla pagina 1, la 3 e la 4. Con questa notazione, diciamo, con questa notazione grafica, possiamo vedere un po' come definire l'importanza di una pagina web. Allora, usiamo una dicitura, in inglese sarebbe score, noi la chiamiamo giustamente in italiano punteggio, e questa dicitura esprime una valutazione quantitativa dell'importanza di una pagina web. Quindi, che cos'è il punteggio per una pagina web? È un numero reale non negativo, diciamo un numero positivo. Zero vuol dire che la pagina non ha veramente nessuna importanza. Qualunque numero positivo ne stabilisce un'importanza. Poi chiaramente dovremmo stabilire qual è l'importanza relativa. Ecco, l'idea centrale, un po' di tutti i motori di ricerca, nell'associazione di un punteggio a una determinata pagina web, è quella di determinante dell'importanza a seconda del numero di collegamenti da altre pagine web. Quindi se la vostra pagina web è puntata, diciamo, viene collegata da altre 1000 pagine web, è molto più importante della mia, che magari viene puntata da 10 pagine web. Allora, questi collegamenti in entrata di una pagina web, cioè che la pagina riceve da altre pagine, si chiamano backlinks in inglese. Quindi l'importanza, diciamo, se volete, possiamo rappresentare il web come una democrazia. Ci piace la democrazia? È una democrazia in cui le pagine votano l'importanza di altre pagine collegandosi ad esse. Quindi io sono importante perché ricevo molti collegamenti da altre pagine. Non lo sono perché ne ricevo pochi. Ed esprimo a mia volta un voto collegandomi ad altre pagine. Ok? Allora, supponiamo che la rete che stiamo studiando, il web, contenga n pagine, nel nostro caso, nel nostro esempio, 4. Ogni pagina viene indicizzata da un numero intero, k, che va da 1 a n, nel nostro caso da 1 a 4, quindi 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Ecco, questa rete, questo modellino che abbiamo visto, in matematica viene definito come grafo diretto, cioè ci sono dei nodi, le pagine, 1, 2, 3 e 4, dei collegamenti, degli archi che li congiungono, e questi collegamenti, questi archi, hanno una direzione. Naturalmente possono anche essere bidirezionali, quando ce n'è uno in una direzione e uno nell'altra, però hanno una direzione, questo si indica col nome diretto. Ok? Comunque, diciamo, questo per dirvi come viene trattato come oggetto matematico il web. Il punteggio di una pagina, allora, abbiamo detto che è un numero, quindi la pagina K, alla pagina K viene associato un numero che chiamiamo XK, che è il suo punteggio, il suo score. XK è un numero maggiore o uguale a 0, un numero reale maggiore o uguale a 0. Se è 0, la pagina ha la minore importanza possibile. Per esempio, se nessun collegamento esiste verso quella pagina. E naturalmente, se per un certo intero J diverso da K, XJ è maggiore di XK, vuol dire che la pagina J, la pagina 3, è più importante della pagina K, che ne so, la pagina 4. Adesso il punto è come attribuire un punteggio a una pagina a partire dal grafo. Allora, guardiamo questo grafo. Ma vediamo che la pagina 3 riceve 3 collegamenti, la pagina 1 ne riceve 2, la pagina 2 ne riceve 1 e la pagina 4 ne riceve 2.
Forse questa potrebbe essere un'idea. In effetti una possibile attribuzione di punteggio è proprio questa, cioè prendiamo xk uguale al numero di backlink per la pagina k, cioè quanti collegamenti arrivano alla pagina k da altre pagine. E quindi la 3 avrà xk uguale a 3, x3 uguale a 3. Quindi se guardiamo di nuovo il grafo, vediamo che x1 uguale a 2, x2 uguale a 1, x3 uguale a 3 e x4 uguale a 2. E con questo sembrerebbe che abbiamo finito. La pagina 3 è la più importante, a pari merito seguono la 1 e la 4, la pagina 2 è la meno importante di tutte perché riceve un solo collegamento. In realtà c'è una cosa che, diciamo, può anche andare bene che la pagina 3 sia la più importante, però c'è una cosa che questo modello sta ignorando. E la cosa che questo modello sta ignorando è questa, che in un algoritmo di classificazione, cioè di attribuzione di punteggio, ci aspetteremmo che se il collegamento alla pagina K arriva da una pagina molto importante, questo dovrebbe aumentare l'importanza della pagina K. Quindi, se alla vostra pagina web si collega la Casa Bianca, è più importante che se mi collego io da casa mia, ovviamente. E quindi sarebbe importante includere nel ranking, nell'attribuzione di punteggio, questo aspetto, cioè non solo quanti si collegano a me, ma chi si collega a me, più o meno importante. In questo esempio vediamo che le pagine 1 e 4 hanno tutte e due due backlinks. Il secondo backlink della pagina 1 proviene dalla pagina 3, che apparentemente è importante, mentre per la pagina 4 un backlink proviene dalla pagina 1, che secondo la classificazione di prima era meno importante. Quindi mi verrebbe da pensare, ci potrebbe venire da pensare, che la pagina 1 è più importante di quello che appare. È più importante della pagina 4, anche se hanno tutte e due uno score uguale a 2, se guardiamo solo al numero dei collegamenti. Allora, il modello più evoluto è questo, la seconda idea, un po' alla base del page ranking. Cioè calcoliamo il punteggio della pagina K come somma dei punteggi di tutte le pagine che rimandano alla pagina K. Quindi, se si collega a me una pagina che ha un punteggio più alto di un'altra, benissimo, quella renderà la mia importanza, parteciperà al risultato della mia importanza in modo più rilevante rispetto all'altra. Ok? Quindi, per esempio, in questo caso, come stabiliamo il punteggio della pagina 1? Vedete che nella pagina 1 i due collegamenti sono dalla pagina 3 alla pagina 4. E noi scriviamo x1 uguale x3 più x4. L'importanza della pagina 1 è data dalla somma delle importanze della pagina 3 e della pagina 4. Chiaramente qui capite una cosa, che l'importanza della pagina 3 e la pagina 4 a loro volta dipende dall'importanza della pagina 1. E quindi siamo su uno schema stranamente autoreferenziale, ma noi diremmo implicito. E quindi è chiaro che dietro c'è un problema di matematica, molto semplice, ma c'è un problema di matematica. Un ulteriore miglioramento, e questo è l'ultimo. Beh, voi capite che se io collego la mia pagina web a un milione di pagine, mando collegamenti a un milione di pagine, e voi mandate un solo collegamento, per esempio alla pagina di un vostro amico, noi stiamo partecipando in maniera molto differente al meccanismo di attribuzione dei voti, del risultato. Io ho molta più influenza di voi, perché io mando mille collegamenti, quindi vengo in contatto molte più volte. E noi non vogliamo, siamo in un sistema democratico, un po' come alle elezioni, noi vogliamo che ognuno di noi abbia un singolo voto. Allora, qual è il modo con cui questo può essere risolto? Che se io do un milione di voti, ogni mio voto pesi un milionesimo, in modo tale che la somma di tutti i miei voti faccia uno. Voi date un solo voto, benissimo, lo usate tutto in una direzione. Io ne do un milione. Ogni collegamento che io creo dalla mia pagina a un'altra pagina vale un milionesimo, perché io dispongo di un voto come unità di voto. E questa è l'idea. In questo modo, quindi, io evito che una pagina web aumenti la propria influenza collegandosi a molte pagine, che vedendo che questa pagina web si collega, ricambi. Quindi, diciamo, è un modo per introdurre un processo, un principio di democrazia. Quindi se dalla pagina J si diramano, diciamo così, n J collegamenti, poniamo che dalla pagina 3 si diramino 4 collegamenti o 2,
di cui uno alla pagina K, noi aumentiamo il punteggio della pagina K non di XJ, ma di XJ diviso NJ, diviso il numero totale di collegamenti. Quindi l'unità di voto della pagina J è 1 diviso NJ e non 1. E questa è l'altra idea. Quindi in questo schema possiamo dire che ognuno ha un totale di un voto da esprimere. Questo voto viene ponderato dal punteggio delle pagine web, che è uniformemente suddiviso tra i collegamenti in uscita. Quindi per quantificare questo, diciamo che se abbiamo un web di n pagine, per esempio di 4 pagine come quello che stiamo considerando, possiamo chiamare LK l'insieme delle pagine che hanno un link alla pagina K. Quindi LK è l'insieme dei backlink della pagina K. Se vi ricordate, prima la pagina 3 riceveva, per esempio qui la pagina 1 riceve link dalla pagina 3 e dalla pagina 4. Quindi L1 è uguale a 3,4. 3 e 4 sono le pagine che si collegano ad 1. In questo modello non permettiamo autocollegamenti, cioè non permettiamo, come dire, narcisismi. Nessuno si può collegare a se stesso. Un autocircolo da 1 su 1 o da 3 su 3 non lo permettiamo. Ok, quindi LK è l'insieme delle pagine che si collegano alla K e non conterà mai K stesso. Benissimo, allora se indichiamo con NJ il numero di collegamenti in uscita dalla pagina J, per ogni K otteniamo che XK è dato da questa che in matematica si chiama una sommatoria, cioè andiamo a prendere tutti gli elementi nelle K, cioè tutti i collegamenti che arrivano alla pagina K, per ogni J che sta in questo insieme LK consideriamo il contributo XJ diviso NJ, cioè il risultato della pagina jesima per l'unità di voto, 1 su NJ della pagina jesima, e cominciamo a sommarli. Quindi, per esempio, X1, visto che L1 è dato da 3,4, X1 è X3 diviso N3 più X4 diviso N4. La pagina 3 ha un solo collegamento esterno, quindi N3 vale 1. La pagina 4 ne ha 2, quindi N4 vale 2. Quindi alla fine avremo che X1 è uguale a X3 diviso 1 più X4 diviso 2. E quindi se facciamo per tutti e 4 le pagine del nostro esempio, usiamo questa formula di attribuzione del risultato, otteniamo quello che vedete. C'è un sistema di 4, chiamiamole ora pure come si devono chiamare, 4 equazioni lineari, con questa particolare forma. X1 uguale X3 più X4 diviso 2, X2 uguale X1 diviso 3, e così via. Ribadisco che la prima equazione si spiega proprio molto semplicemente nel fatto che le pagine 3 e 4 sono backlinks ed N3 vale 1 ed N4 uguale a 2. Benissimo, quindi il modello è fatto. Chiaramente qui vedete 4 equazioni, Google purtroppo ne vede 2 miliardi. E quindi capite che il problema, anche se è semplice da un punto di vista matematico da formulare, poi da risolvere è complicato, perché risolvere 2 miliardi di equazioni lineari di questo tipo è complicato. Quindi nel linguaggio dell'algebra lineare, diciamo per coloro che non la conoscono, diciamo, non si preoccupino quelli che non la conoscono, quelli che non l'hanno mai vista, questo diciamo è un sistema di equazioni lineari che più o meno nelle classi si vede già dalle prime classi del liceo, comunque per coloro che abbiano visto qualcosa di più, forse alcuni studenti di quinta, se introduciamo la matrice del sistema, la matrice A e il vettore X, cioè il vettore che ha componenti x1, x2, x3, x4, ossia gli score, i risultati, le incognite che noi stiamo cercando, a quali stiamo cercando di attribuire un risultato, possiamo riscrivere quello precedente come un sistema lineare. X uguale a x, dove appunto a x rappresenta l'azione di una matrice su un vettore e nelle righe di AX si leggono i coefficienti del sistema lineare. Per esempio, nella prima riga vedete 0, 0, 1, 1,5. Se andiamo alla pagina precedente, vedete X1 uguale X3 diviso 1, X4 diviso 2, e quindi 0 e 0 sono gli elementi moltiplicati per X1 X2, 1 è l'elemento moltiplicato per X3, 1,5 l'elemento moltiplicato per X4. Quindi c'è una rappresentazione matriciale del sistema. È omogeneo, cioè se voi riuscite a calcolare una soluzione, per esempio con il metodo di eliminazione di Gauss di questo sistema, e la chiamate x1, x2, x3, x4, come la stiamo facendo,
In realtà per ogni numero reale A, osservate che anche AX1, AX2, AX3, AX4, cioè se moltiplicate ogni elemento X con Y della soluzione per lo stesso numero reale, ottenete un'altra soluzione. Cioè, le equazioni continuano a essere verificate. Siccome non ci piace a noi questa multivocità, imponiamo una condizione di normalizzazione che in teoria dovrebbe darci l'unicità. E cioè imponiamo che la somma dei risultati, delle importanze delle pagine web, di tutto il web faccia 1. Quindi x1 più x2 più x3 più x4 deve fare 1. A questo punto la soluzione viene identificata in modo univoco. In generale questo si esprime con questa sommatoria da 1 a n degli score x con y che deve dare 1, che è una relazione che quindi a questo punto incorporiamo nel modello. Quindi il modello è dato da queste idee che abbiamo discusso insieme con questa condizione di normalizzazione. Andiamo a vedere la soluzione del modello che stiamo guardando. Se utilizziamo l'algoritmo di eliminazione di Gauss o qualunque altro metodo vi piaccia, troverete che x1 è la pagina più importante. Vedete, il risultato di x1, 0,387, è più alto di tutti gli altri. Se vi ricordate, se non ve lo ricordate non ha importanza, nella attribuzione legata solo al numero dei backlinks era risultata la più importante la pagina 3, perché aveva 3 backlinks, mentre la pagina 1 ne ha solo 2. Quindi questa classifica è diversa. Questo vi dice che questo modello effettivamente è sostanzialmente diverso. Non conta solo i backlinks, ma contare l'importanza determina risultati diversi. E sorprende che la pagina 3, che è collegata a tutte, non sia la più importante. Se volete, così, una interpretazione così molto, molto immediata, è quella che la pagina 3 si collega solo alla pagina 1, su cui usa il suo intero voto, mentre collegandosi insieme alla pagina 2, quindi sia la pagina 3 che la pagina 2 sono collegate, la pagina 1 ottiene in questo modo la massima importanza. Quindi questo è una considerazione molto intuitiva su questo, che naturalmente non si può fare su network di più grandi dimensioni, però che permette proprio di capire che se siamo puntati da una pagina importante, come in effetti la pagina 1 è puntata dalla pagina 3, questo accresce la nostra importanza. La pagina 3 invece è puntata da pagine importanti, ma va anche da pagine meno importanti, è puntata da tutti, e questo, diciamo, ne abbassa un po' la rilevanza. Ecco, alcune domande così di natura matematica. Cosa succede se c'è un nodo completamente isolato che non si lega con nessuno? Questi sono chiamati dangling nodes. Questo crea un problema, perché crea purtroppo la perdita dell'unicità della soluzione. Quindi è qualcosa su cui dobbiamo riflettere, proprio da un punto di vista poi dell'attribuzione del punteggio, della soluzione del sistema di equazioni lineari. Il sistema che vi ho scritto ha sempre una soluzione? Se la soluzione non c'è, è un bel problema. Poi che facciamo? Non abbiamo il ranking. La soluzione normalizzata, quindi con questa idea che la somma dei risultati fa 1, è unica? La soluzione è positiva? Abbiamo detto, i risultati sono dei numeri positivi che danno somma 1. Però un sistema lineare potrebbe benissimo avere una soluzione con alcuni risultati negativi. Cosa vuol dire un risultato negativo? Cosa vuol dire? Quindi questo perlomeno ci metterebbe in imbarazzo nell'interpretazione. È un risultato matematicamente accettabile, ma, come dire, che poi ci crea un problema di interpretazione, quindi ci pone di fronte al nostro modello. Ha senso il nostro modello? E poi una domanda fondamentale. Qui le equazioni sono quasi 2 miliardi. Non è che la possiamo risolvere col nostro PC o col nostro notebook. Come le risolviamo in un tempo ragionevole? Ecco, le domande 2, 3 e 4 hanno una risposta positiva, cioè una soluzione c'è sempre, la soluzione normalizzata è unica ed è positiva, a patto di una condizione che tra poco discuterò, e cioè che non ci siano sottoweb isolati, e questo può essere ottenuto attraverso una teoria matematica molto affascinante, che naturalmente molti non conoscono, che però si studia all'università, diciamo nel corso di laurea di matematica, che è la teoria di Peron-Frobenius sulle matrici positive. Così, per darvi così, una,
un'indicazione così, a futura memoria. Ecco. Per chi non la conosce non c'è nessuna preoccupazione, qui non la utilizzo e non vado al di là di questa citazione. Ecco, qual è la proprietà del sistema? Cioè, come è fatto questo sistema? Quali sono le sue caratteristiche? Facciamo un'ipotesi naturale, cioè che non ci sono pagine completamente svincolate dal web, cioè tutte le pagine hanno almeno un collegamento in uscita. Allora, se la osservate, osservando anche il sistema di prima, potete osservare che l'elemento IJ del sistema, o se preferite l'elemento in posizione IJ della matrice A, quello che si trova nella riga I e nella colonna J, nel punto di intersezione tra la colonna J della matrice e della riga I, vale 1 su J se la pagina J si collega alla pagina I. Ossia vale il voto, l'unità di voto della pagina J che è divisa appunto per tutti i suoi collegamenti. Altrimenti se non c'è collegamento vale 0. Quindi per esempio se prendiamo il nostro esempio illustrativo, vedete che nella prima colonna non ci sono autolink, quindi non 0, non, sulla diagonale avete tutti 0 perché nessuna pagina si collega a se stessa. Nella prima colonna avete un terzo, un terzo e un terzo. Perché? Perché la prima pagina si collega a tutte e tre, si collega alla 2, alla 3 e alla 4. E naturalmente, siccome si collega a 3, il suo voto viene mediato e vale un terzo su tutte e tre. Quindi vedete che la somma di tutte le colonne, che praticamente è il famoso voto che ogni pagina possiede, vale 1. Quindi la matrice A ha questa caratteristica, d'accordo? Quindi il sistema lineare può essere scritto guardando la matrice A in modo immediato. X1 è uguale a X3 più un mezzo X4. X2 è uguale a un terzo X1. X3 è un terzo X1 più un mezzo X2 più un mezzo X4. E via dicendo. Ecco, il calcolo della soluzione è l'aspetto, forse io sono personalmente un analista numerico, mi interesso del calcolo, della matematica computazionale, cioè di come poi un problema matematico si traduca attraverso un algoritmo in una metodica che lo risolve, diciamo, quindi in particolare in questo caso la soluzione del sistema lineare. Allora, fin dal liceo uno studia i metodi, principalmente l'eliminazione di Gauss, attraverso cui si risolvono i sistemi di equazioni lineari. Qui, diciamo, per coloro che non lo sanno, vorrei citare un fatto noto, invece a chi studia questo tipo di problematiche, cioè che il costo per un sistema lineare in n incognite, il costo nel senso il numero di operazioni, moltiplicazioni, addizioni, è proporzionale a n alla terza, a n al cubo. Quindi se abbiamo n pagine web, quindi un sistema di n equazioni, il costo è proporzionale a n al cubo. E questo determina, per il metodo di eliminazione di Gauss, un costo incredibile, anche usando i supercomputer più potenti attualmente disponibili sul mercato. Se per esempio prendete 2 miliardi, 2 per 10 alla 9, risulterebbe n al cubo 8 per 10 alla 27, che è un numero spaventoso. E anche utilizzando uno dei computer più veloci esistenti, e debbo questa osservazione al mio amico e collega Dario Bini, all'articolo, interessante articolo che ha scritto su questo problema, il tempo necessario per un K-computer Fujitsu che ha una velocità altissima di 8.6 per 10 alla 15 operazioni, si dice petaflops, anche se trovo linguisticamente non molto felice questa definizione, richiederebbe 1 milione di anni per il calcolo. E quindi, diciamo, è chiaro che tutta la magia di Google sarebbe completamente persa se ci affidassimo al metodo di eliminazione di Gauss. E per questo la ricerca di matematica computazionale è risultata importante perché, anche se è un metodo assolutamente classico, viene proposto per questo ambito una variazione del metodo delle potenze, che è un metodo appunto che si basa, come dice la parola stessa, sull'utilizzo di potenze della matrice di sistema A per arrivare ad una soluzione approssimata e quindi a un ranking della soluzione. L'altro aspetto appunto con cui desidero concludere è quello dell'unicità del ranking. Quindi detto tutto quello che ci siamo detti, prendiamo questo esempio che è esemplificato dalla matrice A che vedete a sinistra. Ecco, se andate a scrivere il sistema lineare troverete che entrambe le soluzioni che ho scritto a destra e molte altre sono soluzioni. Quindi qui non c'è una soluzione unica
E questo naturalmente ci mette in difficoltà, non c'è un solo ordinamento, il problema è mal posto. Cosa facciamo? Andiamo a vedere il web. Andiamo a guardare il web. Il web ha una peculiarità, una cosa che noi possiamo osservare a occhio nudo, cioè il web non è connesso, cioè ci sono, come dire, due web distinti. Uno determinato dalle pagine 1 e 2 e l'altro dalle pagine 3, 4 e 5, sono separati. E quindi questa disconnessione, questa non connessione, fa perdere una proprietà fondamentale della matrice, che è quella, poi del sistema lineare, quella dell'unicità della soluzione. Come si può correggere? L'idea è quella di sostituire gli zeri, che sono il vero problema di natura matematica da risolvere, con degli elementi molto piccoli, che io qui ho messo uguale a un centesimo, tanto per fare un esempio, che starebbero a significare dei collegamenti debolissimi. Quindi a questo punto, siccome tutto è collegato, apparentemente qui tutto è collegato, non ci sono zeri, ci sono semplicemente dei collegamenti più rilevanti, quelli in nero, quelli che appartengono al web di partenza, e quelli fittizi, artificiali, molto piccoli, che sono stati introdotti per ottenere una soluzione unica. E la soluzione unica è quella che vedete alla vostra destra, che ci permette effettivamente un ranking significativo e ci permette di superare questo problema, che altrimenti io non saprei veramente come risolvere, di possibile fraintendimento, cioè di non unicità del ranking, quindi sostanzialmente diciamo a questo punto di incertezza, di non attribuzione. D'accordo, naturalmente questa sostituzione, e lo segnalo perché è importante da un punto di vista matematico, preserva questa proprietà che abbiamo osservato prima per la matrice di sistema, cioè la somma di tutti gli elementi su ogni colonna continua a fare 1 e quindi continua a mantenere il problema nella forma, diciamo, in cui lo abbiamo posto, nella struttura in cui l'abbiamo posto. Ecco, ci sono altre questioni di natura matematica, questa è una che ho voluto citare, tra l'altro l'algoritmo del PageRank di Google era pubblico fino a qualche anno fa, ma adesso è segreto, quindi Google sta facendo passi avanti, la ricerca è sempre in movimento, quindi sono certo che non è il metodo con cui Google attribuisce il ranking, adesso è più sofisticato di quello che veniva descritto pubblicamente anni fa e che io vi ho brevemente semplificato. E nessuno lo sa, è un argomento naturalmente protetto da questo punto da segreto industriale. E l'algoritmo, visto che le pagine aumentano ogni giorno, ogni anno, sensibilmente, può essere lento, quindi riuscire a velocizzare l'algoritmo del page ranking di Google sarebbe un fatto straordinario. Naturalmente se ci riuscirete, se uno di voi ci riuscirà, tanto di cappello e ricordatevi di invitarmi un giorno a pranzo sul vostro yacht. Ecco. Bene, io con questo ho quasi finito, adesso spendo qualche pagina molto brevemente su Netflix e poi vi saluto e naturalmente vi do appuntamento a coloro che siano interessati a contattarmi, mi farà molto piacere continuare a chiacchierare con voi di queste tematiche. Allora, tutto nacque una decina di anni fa quando Netflix pubblicizzò un premio da $1 milione. $1 milione per coloro che fossero in grado di migliorare il loro algoritmo di raccomandazione. E naturalmente i ricercatori, in particolare Lester McKay, che era un esperto di informatica a Princeton a quei tempi, erano molto eccitati, perché $1 milione è un premio interessante per un ricercatore di matematica o comunque un ricercatore universitario. E immediatamente un sacco di persone si buttarono su questo problema. Netflix era un'azienda che vendeva film, programmi televisivi, annunciò questo premio e l'obiettivo era quello di rendere più accurato del 10% il motore delle raccomandazioni, ossia il sistema che Netflix utilizzava per raccomandare a me e a voi un film sulla base di una conoscenza molto parziale, una valutazione molto parziale di un certo numero di utenti e di un certo numero di film. Adesso cercherò di essere più chiaro. Comunque, diciamo, la notizia ebbe un enorme risalto nei circoli della scienza, nei blog, nei giornali, nei parole del New York Times, tutta la comunità di ricerca.
Allora, il set di dati era questo, cioè c'erano circa 20.000 film, 17.770, e quasi mezzo milione di clienti che avevano valutato alcuni di questi film. È chiaro che io potrei aver valutato di questi 17.770 film 20, 30 film, quelli che ho visto. Tutti gli altri non avrei messo niente, avrei messo un voto ai 20-30 che ho visto. E questo, naturalmente, crea una enorme tabella in cui ci sono 100 milioni di valutazioni, ma la maggior parte delle caselle di questa tabella è vuota, perché corrisponde a film che l'utente non ha visto. Nella mia riga, quella associata a me, di questi quasi 20.000 film, ci sono quasi 20.000 caselle vuote e 20 o 30 voti a film che ho visto. Quindi immaginatevi una matrice fatta così. In colonna ci sono i clienti, quasi mezzo milione. In orizzontale, sulla riga, ci sono i film, quasi 20.000. E nella tabella ci sono dei voti da 1 a 10 che il cliente dà ad alcuni dei film, a quelli che ha visto o a quelli che gli hanno raccontato. Tutti gli altri sono dei punti interrogativi, cioè delle caselle vuote. Allora, il sistema di raccomandazione dovrebbe riuscire a fare un pronostico, sostanzialmente a fare un guess, no? A indovinare quali sono i vostri gusti. Quindi, se io sono la terza riga e quindi ho visto il terzo film, ma non ho visto il primo e il secondo, il sistema di raccomandazione dovrebbe capire se il film primo o secondo possono piacermi e in quel caso mandarmi una pubblicità, raccomandarmelo. E magari io me lo compro perché vedo il trailer, mi interessa, lo compro. Bene, l'obiettivo quindi è quello di pronosticare i voti, no? Questo naturalmente, se ce la fanno, porta a una grande ricchezza. Io mando alcune pubblicità mirate, i clienti comprano i film, quindi Netflix si avvantaggia spaventosamente. Consideriamo due clienti che abbiano espresso questi voti. Guardateli, vedete che tutti i film che hanno visto, che tutti e due hanno visto, hanno dato lo stesso voto. Quindi io posso dire, bah, insomma, mi sembra che le due persone abbiano un gusto molto simile. E allora, là dove ho dei punti interrogativi, in una colonna dove uno dei due ha espresso un voto, io sostituisco il punto interrogativo con il voto dell'altro cliente perché ho capito che i due hanno gusti simili. Questo è il mio pronostico. Questo è il mio indovinare. È corretto tutto ciò? Beh, dopo lo dovrò verificare da un punto di vista statistico, lo dovrò verificare con delle interviste a posteriori, però è un'idea. È un'idea. Quindi vedete che ci sono in neretto, la tabella è cresciuta, nel senso che rispetto a prima ha in neretto dei pronostici di voti, di valutazione dei film che gli utenti 1 e 2 potrebbero dare a film che non hanno visto e quindi indirizzarmi nella pubblicità. Basandosi su questo presupposto, quindi l'obiettivo è quello di avere righe della matrice simili. Uguali, per esempio. Siccome è una matrice molto grande, il problema non è semplice, non è che posso agire in questo modo così naif. C'è una soluzione algoritmica, un metodo computazionale. Ecco, in algebra lineare, sempre questa disciplina che studia vettori, le trasformazioni su vettori, viene introdotto il concetto di rango. Qui in realtà parlo di rango per righe, cioè una matrice che magari ha tantissime righe. Potrebbe avere un rango piccolo, cioè un numero piccolo di righe, R, tale per cui ogni riga sia esprimibile come combinazione lineare, come somma pesata di queste R righe prefissate. È come dire che ho una matrice di mezzo milione di righe, ma me ne basta conoscere 10 o 20 per generare tutte le altre, cioè perché ogni altra riga sia esprimibile come somma pesata di queste 10 o di queste 20. E quindi che l'informazione in realtà sia molto condensata, molto, 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 molto compressa rispetto a questa enorme tabella su cui mi trovo davanti, perduto. Quindi il problema diventa quello di determinare la matrice di rango minimo che coincide con M, là dove io conosca gli elementi di M. E per il resto invece la riempia, quindi riempia tutti i punti interrogativi, sulla base di questo principio intuitivo, che i clienti hanno spesso gusti simili, insomma, che la quantità dei gusti, la quantità di allineamenti di gusti è molto inferiore rispetto al numero totale di clienti che sono stati intervistati. Purtroppo qualche volta non c'è la soluzione a questo problema. E
allora che si fa? Magari si cambia il rango. Oppure si cerca qualcosa che non sia esattamente uguale alla matrice di partenza in tutte le componenti, in tutte le entrate, si dice che sono note, cioè in tutti i voti effettivamente dati dai clienti, ma che magari ci stia vicina, in cui l'errore sia piccolo. Ecco, diciamo così. E qui si entra in un terreno che è la teoria dell'approssimazione, un terreno perfetto per l'analisi numerica, per l'algebra lineare numerica. Quindi concludo con questo semplice scenario, qui i clienti sono tre, è chiaro che uno non vede immediatamente che il completamento qua sia possibile con rango 1, cioè che ci sia solo una riga in grado poi di generare le altre a questo punto, visto che è una sola, solo attraverso moltiplicazione per un numero scalare, e questo è possibile, e qui vedete il completamento in blu, in grassetto, e vedete che in questo modo la seconda riga, la prima riga viene derivata dalla seconda per moltiplicazione per 2 e la terza riga viene derivata dalla seconda per moltiplicazione per 3. Quindi la seconda riga gioca il ruolo chiave e da sola genera le altre due per moltiplicazione. Cioè tutte e tre le righe sono proporzionali, cioè i tre clienti valutano di fatto il film nello stesso modo, solo che uno è un po' stretto di voti, il 2. E il 3 invece è più largo, ma le proporzioni sono le stesse. Naturalmente questa è così, un'esemplificazione veramente minimale del problema. Il problema, il rango non è 1 in generale, il rango può essere più alto, però è un problema di compressione di informazione e di indovinare la tabella completa per poi trarne vantaggio da un punto di vista pubblicitario. E questo poi prone, ieri sera ho fatto un'intervista su questa tematica con LHTV, e pone un problema anche di natura etica, cioè i nostri dati vengono dati delle aziende che hanno un potere su di noi, possono influenzarci, esprimono pubblicità, quindi alla scienza, compresa la matematica, poi va sempre affiancata, e questo è molto importante, un'etica, una morale. E questo, dati i grandi progressi della scienza, è un aspetto fondamentale. Io concludo questa chiacchierata con alcuni riferimenti di cui mi sono avvalso nella preparazione di questo seminario, che sono il bell'articolo del professor Dario Bini dell'Università di Pisa, il problema del PageRank, un bellissimo articolo di Brian e Leis su Science Review in inglese, 25 miliardi di dollari era il valore di Google quando fu immesso nel mercato, e anche un bel libro di Langville e Meyer sul PageRank, e naturalmente se siete curiosi del premio Netflix potete andare su questo sito Netflix Prize e vedere poi quali sono stati i risultati e quali sono un po' le storie intorno a questo premio. Se volete contattarmi mi farà naturalmente molto piacere continuare questa chiacchierata in qualunque forma, posta elettronica, dialogo, successivamente a oggi. Non mi resta che ringraziarvi molto per la vostra attenzione e per la vostra pazienza. Grazie molto.